Mandate grida di gioia al Signore, abitanti di tutta la terra. Servite il Signore con letizia. Presentatevi gioiosi a Lui. Riconoscete che il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti. E noi siamo il suo popolo, e gregge di cui Egli ha cura. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode. Celebratelo. Benedite il suo nome, perché il Signore è buono. La sua bontà dura in eterno e la sua fedeltà per ogni generazione. Questo salmo è un invito a tutti i popoli della terra a riconoscere l'unico Dio e a servirlo, a obbedire al suo progetto che ha come oggetto l'uomo stesso. Il salmista invita a servire Dio con gioia, cioè con la gratitudine di chi si riconosce amato e salvato da Dio. Il salmista desidera che tutti i popoli della terra riconoscano l'identità dell'unico Dio per potergli appartenere. Riconoscete che solo il Signore è Dio, è Lui che ci ha fatti, e noi siamo Suoi, siamo il Suo popolo e gregge di cui Egli ha cura. L'invito ad entrare al Tempio di Gerusalemme non ha confini. Entrate nelle sue porte con ringraziamento, nei suoi cortili con lode, celebratelo, benedite il suo nome, perché Dio è buono, misericordioso, fedele alle sue promesse. Il salmista si rivolge al mondo intero, ad ogni uomo di ogni tempo, per annunciargli l'invito del Signore a riconoscerlo come unico e vero Dio, come unico creatore di tutto e tutti, come colui che si prende continuamente cura del suo popolo, con lo stesso amore di un pastore che accudisce il suo gregge. Il salmista ci invita a riflettere su queste importanti verità, fondamentali per la nostra vita spirituale. Chiede di lodare con forza, con gioia. Il messaggio non ha limiti di tempo né di spazio, è rivolto agli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. L'invito che segue è ancora più particolare, è l'invito ad entrare nel Tempio di Dio, a far parte degli abitanti della sua casa, a unirci ai canti di lode, a benedire il nome di Dio. Il Signore ci rivolge questo invito perché desidera donarci il suo amore, la sua bontà, i suoi beni, la sua fedeltà, renderci partecipi dei suoi tesori celesti per consentirci di avere una perfetta comunione con Lui. Questo invito che il Signore ci rivolge tramite il salmista oggi giunge da una voce più forte, quella di Cristo Gesù. Il Salmo ci invita a prendere coscienza della nostra condizione di creature di Dio, di essere figli di Dio. Una condizione è quella di figli di Dio da non dimenticare mai, da non sottovalutare, ma di rivalutare continuamente, ringraziando e lodando Dio per l'infinita bontà di averti donato la vita, di custodircela e di averci innalzato ai suoi eredi grazie a Cristo Gesù. Buona giornata.